Questo programma è presentato da City Moda. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il Bianco e Rosso TV Sport, a metà tra la proiezione verso la prossima gara di campionato, sabato sera alle 20.30 a Cremona e ovviamente il mercato. Mercato diventa ancora più importante dopo l'infortunio grave a Jérémy Ménez che toglie al Bari uno dei punti di forza della squadra, insomma forse l'acquisto più atteso. Vedremo cosa accadrà, sicuramente serviranno ancora tanti giocatori, probabilmente due attaccanti, un trequartista, un difensore di fascia sinistra, insomma manca ancora parecchio, c'è ancora molto da fare per Ciro Polito. Cercheremo di capire, di andare oltre un po' anche questa emergenza, lo faremo con il mio ospite in studio che è il direttore sportivo Marcello Chiricalo, responsabile della NIC, società di settore giovanile. Ciao Marcello. Buonasera a voi. E poi in collegamento dall'Austria, speriamo che lo Skype non ci faccia brutti scherzi, la voce del tifo biancorosso, Roberto Maffei. Ciao Roberto. Eh sì, ha già fatto brutti scherzi perché non si sente la voce, Roberto. Vediamo un po' se riusciamo a migliorare il collegamento, altrimenti faremo la telefonica con Roberto Maffei. Dicevamo, ci aspettiamo notizie di mercato, ho detto un mercato molto abbondante, serve ancora tanto, sapevamo già di essere in ritardo, stavamo cercando di recuperare il ritardo, ma adesso siamo praticamente di nuovo in ritardo perché comunque ci mancano tanti giocatori per completare l'organico. Ma sì, io credo che, come hai detto tu, servono dei giocatori, degli ultimi innesti che debbano completare un organico che comunque è un organico abbastanza valido, però in questo momento credo che ci vogliano quei giocatori, in particolar modo forse una punta che fa i gol, perché poi in realtà si ha la necessità di giocatori del genere che possano, ecco, far elevare ancora di più la qualità della squadra. Si parla molto di Aramu, secondo te potrebbe essere il giocatore giusto per sopperire all'assenza di Ménez? Sì, credo di sì, perché Aramu ha quel tipo di caratteristiche, quindi Aramu lo ritengo un giocatore che, se dovesse arrivare a Bari, può sicuramente sostituire adeguatamente Ménez. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta telefonica, chiamateci pure. Allora cerchiamo di collegarci ancora con Roberto Maffei o al telefono o via Skype, che vorrei sapere il suo punto di vista, le sue prime impressioni dopo aver visto il Bari all'opera contro il Palermo. Ci sei Roberto? Lo aspettiamo per qualche istante, allora cominciamo da te. Le tue prime impressioni dove hai visto? Le impressioni, ti devo dire la verità, sono state abbastanza positive. Primo tempo, secondo me, il Bari ha fatto una buona gara. È ovvio che la partita si è complicata nel momento in cui ci sono state le espulsioni, però lì diciamo che il Bari è riuscito comunque a dimostrare un aspetto importante, che è l'aspetto caratteriale. E la squadra è riuscita comunque, pur non soffrendo tantissimo, perché poi al di là di quella che è stata l'occasione finale dove c'è stato il gol annullato a Brunori. E il rigore. Sì, è il rigore ovviamente. Io credo che il Bari non è che abbia sofferto più di tanto. Voi perché, secondo me, il Palermo non ha fatto una gran partita. È stata, secondo me, ha giocato sottotono. I giocatori, quelli che di regola dovrebbero fare la differenza, secondo me nel Palermo non hanno fatto bene. Parlo in particolar modo delle punte esterne, sì. Insigne e Di Mariano. Quindi il Bari, complessivamente la gara è stata una gara abbastanza valida, secondo me. È ovvio che si evince questo discorso che in due partite ufficiali non sono stati fatti gol, e quindi io credo che probabilmente sia quello il punto sul quale agire, insomma. Io credo di sì. C'è un amico in linea, pronto? Buon pomeriggio Enzo, saluto ciao. Te e l'ospite. Ciao, sono ciao. Giovanni da Bari. Ciao Giovanni. Senti Enzo, io ritengo che a pochi giorni dalla fine del calciomercato è un po' difficile riuscire ad azzeccare dei giocatori giusti. Faccio questa ipotesi, non so se sia praticabile. Noi ad andare un po' sul sicuro e senza intavolare trattative. Con la vendita dei due giocatori, Caprile e Chetira, credo che siano nelle casse del Bari un po' di milioni, non e so quindi, sì. Ma qualcosa c'è. Sì. È possibile
andare dal Venezia, previo ovviamente accordo col calciatore, tagliare la clausola rescissoria di Giampaolo e togliere a una concorrente un calciatore che a noi farebbe comodo di risolvere i problemi. Sarebbe bello, ma non accadrà, sarebbe bello ma non accadrà mai. Anche perché la sensazione è che poi Giampaolo, se va via oltretutto, oltre a tutto il resto, andrà in Serie A, non per stare in Serie B magari. Poi Giampaolo è un giocatore che sposta gli equilibri in questo campionato. Roberto Maffei, ti ho visto appena appena in volto, ma adesso sentiamo la tua voce. Skype capriccioso anche all'estero, innanzitutto un abbraccio e ti saluto affettuosamente. Ciao Roberto. Senti, dobbiamo aspettare, io non impazzisco per questo mercato così tentennante e in ritardo, però d'altronde è un mercato di questo genere per tutte le squadre, salvo un paio di squadre italiane e qualcuna inglese, poi per il resto il mercato europeo è completamente fermo e Bari non fa eccezione. Se poi come tifosi baresi, come al solito, dobbiamo pensare che l'acquisto di Insigne possa essere un acquisto top, che l'acquisto di Coda possa essere un acquisto top, non vediamo la realtà del calcio. La realtà del calcio in questo momento nessuno compra nessuno, sono una marea di prestiti, Bari non fa eccezione, ma siamo in un ritardo, però questa sì è l'eccezione, siamo in un ritardo importante. Adesso l'infortunio di Menez non credo che cambi nulla, due attaccanti ci volevano comunque, uno punta proprio e l'altro magari che possa fare trequartista, un terzino sinistro. Non credo che le priorità di Polito siano cambiate, perché Menez è la classica scommessa, la ciliegina sulla torta, diciamo, in più. Sono un po' preoccupato per il ritardo, che prevede anche una difficoltà di appiattamento della squadra. D'altro canto invece, note positive, ho trovato un Mignani maturo, più offensivista, la seconda volta anche con il Palermo ha messo una squadra con due terzini offensivi, con delle aree offensive, insomma probabilmente ci divertiremo un po' di più. Che ne pensi? Roberto sottolinea come l'atteggiamento del Bari, soprattutto nel primo tempo, quando era 11 contro 11, sia stato, come dire, molto propositivo, perché Mignani solitamente non fa giocare due laterali che attaccano, di solito uno attacca e l'altro difende. Sì. Sì, effettivamente ha adottato, voglio dire, con l'utilizzo di Dorval e di Ricci, un atteggiamento un po' più propositivo, offensivo, anche perché giocavamo in casa. E quindi forse nasce anche da un altro aspetto. In questo momento credo che noi non abbiamo quelle mezzali tipo Folorusso o Benedetti. E quindi probabilmente c'è anche la necessità che cerchiamo di essere più propositivi sugli esterni. Questo potrebbe essere una chiave di lettura. Il centrocampo con due palleggiatori come Maiello e Benali, ti è piaciuto? Cioè, anche questa è una cosa abbastanza nuova, no? Due giocatori più portati al palleggio, insomma, no? Due giocatori... Parli di Maiello e Maite? No, parlo di Maiello e Benali. Ah, e Benali. Ma io sono dell'idea che probabilmente una mezzala di inserimento, spinta, di strappo, secondo me, dovrebbe giocare in un 4-3-1-2 o comunque considerato sia quel modulo, secondo me sì, perché secondo me, vedendo anche la partita che giocammo con il Parma, io vedevo che attaccavano poco l'area di rigore, cioè tranne Nasti poi difficilmente l'ha fatto Maita col Palermo sbagliando il gol, ha fatto qualche volta Maita, sì. Col Parma meno, con il Palermo sicuramente molto meglio, però io credo che quelle mezzali come l'avevamo l'anno scorso, con quelle caratteristiche, e Giuma, magari è lui? Boh. Ma non mi ha dato questa impressione che possa essere lui per caratteristiche fisiche, però è troppo presto anche per poter dire se Juma possa essere quel genere di centrocampista. Intanto Roberto, non so se ci ha ascoltato quando ho presentato l'ospite Marcello Chiricallo, ex direttore sportivo del Monopoli. C'è una telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Allora, sì, sono Antonio, buongiorno. Ciao, buongiorno. Volevo semplicemente fare una domanda. Anche all'ospite, se non ritenete che ci sia un notevole ritardo di programmazione, ovviamente nella campagna acquisti, con un campionato che è già partito, secondo voi se ci sono davvero dei margini per poter allestire in un mercato che ovviamente non regala nulla, e come voi ben sapete è difficile trovare dei giocatori in questa fase. Chiedo soprattutto all'ospite che ha delle competenze
per capire come si possa superare questo stallo. Grazie. Grazie. È un ritardo che pagheremo in qualche modo, o si può fare anche la squadra negli ultimi, o meglio completare la squadra, credo, in modo importante negli ultimi 10 giorni di mercato? Sì. Intanto Polito non è uno sprovveduto e quindi probabilmente si sta muovendo, si è già mosso. È ovvio che il mercato sembra un mercato abbastanza bloccato, non è facile fare mercato, specie quando hai bisogno di giocatori importanti, perché poi oggi il Bari, secondo me, per alzare il livello ha bisogno di qualche giocatore che faccia la differenza, e quindi in questo caso parliamo proprio di una prima punta. E quindi non è semplice, però allo stesso tempo devi stare attento e vigile sul mercato, perché ti possono capitare delle situazioni che ovviamente in questo momento a tutti quanti possono sfuggire, ma magari situazioni dove dei giocatori anche in esubero in contesti superiori magari all'ultimo momento puoi riuscire a prenderle. Roberto, questo ritardo secondo te può essere colmato o lo pagheremo in questo campionato? No, allora non va bene, perché una società che si presenta come diciamo la Filmauro dovrebbe curare con molta attenzione, come fa a Napoli, anche questo aspetto temporale. Però non mi preoccupo più di tanto, in quanto poi l'anno scorso chi è andato in Serie A non è certamente partito bene. Ricordiamoci che chi è partito bene sono la Regina e il Brescia, sono partiti benissimo perché organizzati, eccetera. Quindi non è quello che mi preoccupa molto il fatto che non è facilissimo per trovare i giocatori motivati, perché magari gente che va via scontenta da qualche altra squadra. Io ritengo che ci sia ancora il tempo, però non mi piace che una squadra con una piazza come quella nostra venga allestita a campionato inoltrato, al di là della figuraccia col Parma. Il Parma quest'anno ne farà fare a tante squadre figuracce, perché è veramente uno squadrone impressionante. Ritengo però, te lo ripeto, che ci divertiremo di più, perché il modulo è completamente cambiato. E a proposito del centrocampo di cui parlavi prima, sì, io penso che soprattutto fuori casa il trio Benali, Maita, Maiello sia un trio che può uccidere qualsiasi tipo di velleità di manovra dell'avversario, nel senso che è un trio che tiene palla con grandissima facilità. E io non credo che quest'anno il Bari si imposterà per vincere tante partite fuori casa. Secondo me vedremo una totale rivoluzione, torneremo a essere una squadra più classica, che vincerà di più in casa e che fuori casa, viceversa, può tenere il risultato. Fermati un attimo, Roberto, andiamo in pausa pubblicitaria, poi ti chiederò ancora 5 minuti e ci salutiamo. Pubblicità, poi di nuovo insieme. Quando è il momento di cambiare il mondo. Quando è il momento di cambiare auto. Suzuki, tecnologia da incentivi. Suzuki. Solo da Car Service Bari, Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cuccovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura e Andria. Con i nuovi corsi interamente finanziati potrai specializzarti nei settori automotive, biomedicale, automazione, ferroviario, siderurgico, dell'industria 4.0, del sistema idrico e del sistema casa. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cuccovillo, il futuro ora. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su busmiccolis.it. Ancora più saldi a City Moda. Su tutti gli articoli primavera-estate, donna, uomo e bambino, trovi sconti anche al 50%, più extra 20%, in buoni spendibili su tutte le collezioni. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia e su Facebook. La compagna ideale per il traffico cittadino? Volkswagen Up. In pronta consegna può essere tua a 139 euro al mese. Assicurata con valore a nuovo per 3 anni. Vieni a scoprirla da Volkswagen Centrum Bari. Eccoci insieme col biancarosso TV Sport, collegato con noi via telefono Roberto Maffei, voce del tifo biancorosso, e poi Marcello Chiricallo in studio. Io e Marcello ci troviamo assolutamente d'accordo, ne abbiamo parlato a telecamere spente,
sulla nostra favorita in questo campionato. Non è il Parma, Roberto, per me la favorita è il Venezia, perché mi fece una grande impressione a Bari in giro di ritorno e quest'anno mi sembra più forte. L'unico problema che può avere il Venezia è che negli ultimi giorni di mercato qualche società di Serie A tenti poi Giampaolo. È l'unico a mio avviso, perché per me il Venezia è uno squadrone, c'è giocatori fantastici, giovani, che hanno gamba. Lo vediamo a Bari, no? Ti ricordi, Roberto, la partita a Bari-Venezia? Vincemmo, ma che fatica. Sì, però caro Enzo, questi giocatori che cominciano a sentire l'odore di futuro sono pericolosissimi. Senza, per carità, a distanza di 1000 chilometri, mettere in discussione la professionalità, anche se le sirene per questo calciatore non dovessero essere immediate, comunque i rendimenti cambiano, bisogna stare un po' attenti. Diciamo che l'abbiamo visto molte volte sulla nostra pelle, siamo stata una squadra che nella storia ha sempre ceduto i pezzi migliori, ma quelli migliori davvero, non che dire, sì, quelli proprio i pezzi migliori davvero, benissimo, li abbiamo ceduti sempre immediatamente, con tempi discutibili, e abbiamo avuto dei rendimenti negli ultimi tempi appunto abbastanza difficili. Quindi io direi che il campionato, come al solito, è assolutamente in alto mare, nel senso che il campionato di Serie B è terribile, è tremendo, però un centravanti da doppia cifra matematica, ce ne sono in giro, serve. Ti viene un nome in mente, Roberto, giusto per divertirci un po' a far mercato? Ma allora, a questo punto a me ancora di più piacerebbe l'idea di un longilineo, perché io ho visto in Nasti dei movimenti e una capacità di prendere palle rinviate che non vedevo a Bari da anni. Non so se hai notato, più volte la difesa del Bari ha rinviato, cosa che non faceva mai. E quindi chi vedresti accanto a Nasti? Uno alto, uno lungo. Io sono innamorato di Djuric, da sempre. Djuric. Però va bene anche un Coda, va bene anche un Coda, che non, l'anno scorso non ha fatto un grandissimo campionato, quindi anche magari in cerca di riscatto. Però io impazzirei l'idea di Djuric, che sarebbe una specie di Schindler, che però di testa la prende, non me ne voglia il simpatico francese che sembra che la prende, ma non la prende mai, e quando la prende la mette sui difensori. Perché a me Nasti, io vedo un Nasti molto protagonista, è un ragazzo, non si ferma un secondo, arriva su delle palle perse, non fa mai fallo, subisce sempre fallo, mi piace moltissimo. Ti piace Nasti, sì, Marcello? Sì, è un buon giocatore, a parte il fatto che è abbastanza giovane, quindi nel 2003, e l'anno scorso ha fatto un ottimo girone di ritorno. È ma un lo so, attaccante. Tu chi prenderesti come attaccante? Un certo Borrelli prenderesti? Ma Borrelli è sicuramente è un mio pupillo. Si avvicina a quello che diceva Roberto circa le caratteristiche, no? Tipo Djuric, questi giocatori alti, fisicamente forti, che magari sono quei giocatori determinanti in determinate partite. Però allo stesso tempo, Coda, per esempio, è un attaccante che in B ha sempre, diciamo, fatto, perché a me viaggia fatto cifre, però siccome viaggia delle cifre, sembra di capire non siano troppo le nostre, alte, insomma, forse non è per noi. Prendiamo una telefonata, pronto? Caro Enzo. Eccoci, ciao. Ciao. Enzo, saluti, sono Carlo. Ciao Carlo, ciao, ciao, ciao. 3 punti ci vogliono. Coda, sì, a centravanti. Sì. Sulla sinistra ho dichiaro Beruato. Sibille è un buon giocatore, noi andiamo diretti in Serie A, basta. Va bene, ok, grazie. Dichiara via, tranquillo, no? A Parma, che abbia chiuso a Parma. Dichiara a Parma e mi pare Valuti a Pisa, se a non Pisa, sbaglio. Sì. Quindi erano due obiettivi, diciamo, vociferati del Bari, però mi sembra che per entrambi, ciao ciao, sono andati via altrove. 080 501 9998, il portiere che mi impressione ha fatto, Roberto, l'hai visto, insomma, ci ha fatto tremare sulla prima palla, poi per fortuna si è ripreso. Sì, l'errore iniziale ovviamente è un errore abbastanza pacchiano, però almeno caratterialmente lo possiamo giudicare, ovvero sia uno esordisce, fa quell'errore, da quel momento poi non sbaglia più il pallone, significa che ha carattere. Tecnicamente direi che è troppo poco per giudicarlo. Mentre volevo spendere due paroline per Menezes, perché l'infortunio di Menè non è il classico infortunio del calciatore datato, del calciatore di una certa età, è un infortunio di un calciatore generoso che in una fase della partita difficile va a fare un fallo pericolosissimo, infatti si fa male, il ginocchio di gira, quindi è un vero infortunio da trauma e nonostante tutto resta in campo. Se vogliamo, parliamo sempre di calcio di una volta, che odiamo il calcio moderno, queste cose poi però vanno rimarcate.
se un calciatore, non sapendo di avere un crociato rotto, è stato in campo per minuti e minuti, bene o male, tenendo la posizione e contribuendo a quello 0-0. Non si possono scordare queste cose, che sono quelle poche cose che rimangono del sapore del calcio di una volta. Quindi, sei d'accordo con l'analisi di Roberto Manfei? D'accordissimo, Marcello. D'accordissimo, perché effettivamente l'infortunio è stato proprio da trauma e quindi il giocatore probabilmente in quel momento a caldo non si è manco reso conto che si fosse rotto il ginocchio ed è rientrato a cercare di tenere, come diceva Roberto, la posizione, lo ha fatto. E come dicevamo ieri, forse si è fatto male perché ha fatto una cosa che non sa fare, sì, cioè andare che è quella di rincorrere e fare fallo, certo. Va bene, va bene. Ma, Roberto, altro da aggiungere? Giocavamo sabato a Cremona con la Cremonese, squadra. Peraltro non ho capito il meccanismo di sto calendario, cioè la Cremonese gioca due in casa, o sbaglio? Io non ricordo, squadre, sono squadre che giocano due in casa e squadre che giocano due fuori casa. Vabbè, un po' bizzarro, insomma. Roberto? Non ci capisco più niente, io sarò a Cremona, ovviamente. Va bene. Ma io questo non ti ho fatto neanche la domanda perché non l'ho messo neanche proprio in discussione. No, però mi sono perso Bari Palermo e mi perdo Bari Cittadella per motivazioni diverse, ma fuori casa vado già in serie positiva. Prima di salutarci una telefonata, scusami, pronto? Sì. Ciao Enzo, sono Daniele. Ciao Daniele, ciao. La partita è stata veramente bella. Appunto dove si sono messi i valori dei giocatori, i valori morali, come hai detto tu. Però quando ci sono degli infortuni, delle ammunizioni, delle espulsioni, mancano, ci sono delle lacune che devono essere subito risolte. Io non riesco a capire perché alcune trattative, come si sono scritte sui giornali, non vanno in porto. Io parlo di Codà del Picerno, è stato il migliore in campo allo Spezia. Allora, quando uno prende dei giocatori tipo Codà, Ashik, faccio un esempio, il tifoso del Bari è contento perché sono delle proprietà, delle risorse del Bari. Cosa ne pensi, Enzo? Ciao. Cosa ne pensi? Diciamo a tutti quanti dovrebbe far piacere quando una squadra acquisisce giocatori bravi di proprietà, insomma, no? Recentemente è venuto fuori il dato legato a Lecce, che ci piaccia o no, Lecce ha 23 giocatori di proprietà in questo momento, l'altro giorno ha fatto esordire un 2004 in Serie A, insomma è una società molto proiettata verso il futuro, stanno facendo un grandissimo lavoro. È chiaro che diciamo, la prospettiva dal punto di vista anche tecnico e patrimoniale di una società che ha 23 giocatori di proprietà è un po' diversa rispetto a una società come il Bari, che invece ha giocatori di proprietà ma che sta molto puntando su questa formula del prestito con diritto di riscatto. Insomma, è chiaro che il Bari parte da una situazione che, ripeto, non è quella del Lecce, nel senso che il Bari è dovuto ripartire veramente da zero o da sotto zero. Però diciamo che il Lecce sta in questi anni, ha programmato e sta cercando di patrimonializzare. Quella è la cosa che si evince dal lavoro di Corvino. Poi Corvino non è che lo dobbiamo scoprire noi, quindi è un guru nel nostro campo e si vede perché, al di là del fatto che punta moltissimo sul mercato straniero, perché anche nei giovani, pur la Primavera che ha vinto il titolo quest'anno e scudettata, erano tutti stranieri sì. La squadra, la prima squadra è lo stesso, stranieri, però al di là di quello che potrebbe essere il discorso tra stranieri e italiani, devi anche saperli scegliere gli stranieri. Ed è con la vendita di Hjulmand, il Lecce ha fatto la vendita più importante da quando è la storia. Quindi va dato merito ad una persona che ha queste grandi capacità, conoscenze e abilità nell'individuare giocatori stranieri che magari non tutti conoscono, di mercati anche inesplorati, e poi portarli a Lecce in un ambiente comunque sereno, che dà il giusto tempo per far crescere i giocatori, e poi si vede che dopo 2-3 anni lui li vende a cifre importanti. Roberto, altro da aggiungere, ci possiamo salutare? Ma penso che comunque l'incombente cessione, può essere prima, può essere dopo, può essere in B, può essere in A, è un elemento da tenere presente sulla scelta di acquisti a tutti i costi o di prestiti, magari oggi. Diciamo che nel calcio adesso il prestito con diritto di scatto è una delle tecniche più usate, della serie nessuno compra a scatola chiusa, però può avere anche un peso in queste scelte l'idea che questa società potrebbe essere da un momento all'altro venduta, chiaramente in vendita, perché è in vendita per regola, no? Per scelta. Quindi potrebbe essere anche questa la motivazione di queste scelte. Ci può stare la tua analisi, ti abbraccio forte, a martedì dopo Cremonese Bari. Ciao Roberto. Arrivederci, ciao. Vi ricordo, per chi non lo sapesse, che invece la gara con la Ternana si giocherà
domenica 3 settembre alle ore 18 o 18.30, 18.30 credo. Andiamo in pausa pubblicitaria e poi diremo insieme. Quando è il momento di cambiare il mondo, quando è il momento di cambiare auto, Suzuki, tecnologia da incentivi. Suzuki. Solo da Car Service Bari, Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Ancora più saldi a City Moda. Su tutti gli articoli primavera estate, donna, uomo e bambino, trovi sconti anche al 50% più extra 20% in buoni spendibili su tutte le collezioni. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia e su Facebook. Codes, società di ristrutturazioni edili, interni ed esterni, installazione e manutenzione di impianti di condizionamento e riscaldamento idrici e fognari, dalla progettazione alla manifattura. Codes SRL è a Modugno, in via Brescia 4D. Mail codessrl.info@gmail.com, WhatsApp 375-817-0098. Ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport, una comunicazione di servizio per la regia. Nella chat dei tecnici vi ho girato delle foto che mi ha mandato Sergio Scagliola, fotografo, grande amico mio e di Telebari, che documentano l'infortunio, esattamente la dinamica dell'infortunio a Jeremy Menez, che lo terrà fuori per diversi mesi. Che piacere vedere Franceschino Monteleone, che non vedo da una vita. Francesco! Da una vita... Non ci vediamo dalla penultima giornata, dalla penultima amarezza. È una vita, eravamo a un passo dalla serie A, adesso invece siamo di nuovo, abbiamo fatto come il gioco dell'oca, siamo di nuovo indietro e dobbiamo fare di nuovo tutto il percorso. È inutile nasconderti che la mia curiosità è capire con l'oracolo quest'anno come ci siamo messi, perché lo scorso anno pronti via ci dicesti delle cose, non mi dire stai già scuotendo la testa, non mi piace che tu stia scuotendo la testa, spero che non ti sia consultato perché non vuoi sapere, però voglio capire da te insomma come stanno le cose. No, ma non lo farò mai più, Enzo, perché l'oracolo è ingannevole, è veritiero e quindi non ha sbagliato per le due volte. E fin quando ti dice le cose che tu vuoi, no, ti dà, realizza un po' il pregiudizio della conferma, quindi sei diciamo felice di sentirlo. E io non ti ho mai detto, che in realtà me l'hanno chiesto però parecchie persone che ho incontrato per strada, che il giorno della maledettissima partita che ci ha dato quel dolore diciamo irreparabile e inconsolabile anche, sì, in realtà il segno che mi venne fuori era il simbolo delle lacrime e io non ho mai voluto credere fino alla fine. Se non, come dire, negli ultimi due minuti, quando un colpo al cuore, capito, è stato decisivo, pensavo che di essere stato ingannato, invece non è così, e quindi conviene fare come diceva il poeta Lucano, conviene lasciare a Dio, diciamo, che realizzi quello che vuole senza dircelo prima, però così alimentiamo la speranza. Però qualche dubbio tu non lasci, perché lo scorso anno pronti via consultasti serenamente l'oracolo e ci desti la buona novella. Stavolta io, il sospetto che ho quando tu mi parli in questi termini è che tu abbia consultato comunque l'oracolo, ma non ci voglia dire che cosa ti ha detto. Permettimi di avere questo dubbio. Intanto qua abbiamo, a proposito dell'oracolo, non so se ti aveva annunciato che purtroppo il giocatore più atteso si sarebbe fatto male in mezz'ora, l'abbiamo perso, forse per tutto il campionato. Intanto, come vi ho pronunciato, Sergio Scagliola ci ha mandato le immagini della sequenza dell'infortunio a Menez, che cerca di raggiungere l'avversario, di colpirlo, e alla fine si fa male lui. Forse questo piegamento, guarda quando il ginocchio va a terra col ginocchio in quel forse modo. Prima, no? Forse sulla prima, sulla botta che ha preso. Sulla botta. Secondo me sì. Queste sono le immagini. Terribile, bruttissima storia, però questo è un segno del destino, Enzo. Allora ti dirò, vuoi sapere la verità vera? Io non ho chiesto l'esito del campionato perché ho un po' di timore, non so se lo farò, però è vero che ho, diciamo, fatto il mio solito rito scaramantico e questa volta, cioè prima della prima partita di campionato, per due volte è venuto fuori il simbolo della pazienza.
E non riuscivo a capire la pazienza, perché la pazienza, poi in realtà guardando la partita e guardando quell'ingiusto decorso degli avvenimenti, due espulsioni stupide e ingiuste soprattutto, no? Ingiustificabili, insopportabili anche, e quindi giocare in nove, la pazienza, e quindi mi sono convinto che qualcosa mi stavo dicendo, che quest'anno dovremo sopportare un po' i dispetti della divinità, i dispetti di Dio che vuol metterci alla prova in sostanza, e con i due infortuni dell'attaccante anche di Menez, questa storia continua. E allora la pazienza, dal punto di vista teologico, faccio un po' il professore, lo stupido professore, dal punto di vista teologico, la pazienza, l'origine della pazienza, l'etimologia della pazienza è patire, no? La passione più grande è stata quella di Cristo, ed è col patire che si superano le difficoltà. Noi evidentemente in questo inizio di campionato dobbiamo essere guidati dalla pazienza, così come lo insegnano veramente i teologi. E poi vedrai che il calcio, che dà grandi amarezze, noi andremo a Cremona, mi sono letto così una cosa che mi piaceva molto qualche tempo fa, no? Anche il Cremona ha avuto ad uno spareggio una grandissima delusione nell'84, credo, quando non andò in Serie A, sempre per questi maledettissimi spareggi, però il calcio che dà grandissime amarezze, però è quella fonte di felicità che ti restituisce quello che ti toglie. E allora è stato chiaro, è stato chiaro. Beh, bisogna avere pazienza. I tifosi del Bari non è che ne hanno tantissima, diciamo, nel senso che soprattutto dopo un anno dove si è arrivato un filo dalla Serie A, è un bel esercizio quello di essere pazienti, no? Perché non sempre si può iniziare così bene, non sempre si può procedere così bene, non sempre si può arrivare ad un passo dalla Serie A. Sì, sicuramente non è facile anche ripetersi, però come diceva Francesco, secondo me la pazienza in questo momento è fondamentale. Non ci dimentichiamo mai che comunque c'è uno zoccolo duro di giocatori a Bari che sta trainando questa squadra da anni, e su questa, diciamo, scorta di calciatori, cioè su questa linea di calciatori, il direttore sportivo sta inserendo sempre dei giocatori che a volte noi non conosciamo neanche, ma come che poi, conservare un po' l'anima, che poi, anche dalla squadra, sì, scorsi infatti anni, sì. Io credo che l'anima non debba cambiare, perché il campionato di Serie B è talmente difficile che magari ci sono squadre che partono benissimo e che poi magari le perdi nel corso del campionato. In questo momento io credo che il Bari ha la forza di avere comunque una società importante alle spalle, al di là di quello che possono essere le considerazioni che facciamo, si vende, non si vende, però la società è una società solida, cioè la famiglia De Laurentiis ha dato sicuramente quella serietà, quella sicurezza anche nel tifoso, perché è vero che noi vogliamo che prendiamo giocatori importanti, però è anche vero che dobbiamo anche pensare da un altro aspetto, che è quello dei bilanci. Cioè oggi la maggioranza delle squadre tra Serie A, Serie B e Serie C sono tutte indebitate, c'è poco da fare, mentre la famiglia De Laurentiis, col Napoli, col Bari, sono delle società virtuose, e quindi il primo obiettivo secondo me è quello di avere una società forte, una società solida che dia futuro a questa città. È ovvio che per poter arrivare in Serie A in un campionato così difficile ci vogliono a volte degli investimenti maggiori rispetto a quelli che sono stati già fatti o quelli che vengono fatti. Come si fa a conciliare il sogno del tifoso con la meticolosa attenzione ai bilanci della proprietà del Bari? Come si fanno a conciliare questi due aspetti, Francesco? Lo stai chiedendo a me? Beh, intanto finalmente sento una persona ragionevole dire delle cose sensatissime. È tutto vero ed è tutto giusto quello che è stato detto finora. La Serie B c'ha 20 squadre, 7 di queste 20 squadre sono gestite da stranieri. Quindi il primo dato positivo è appunto che noi abbiamo un presidente italiano, made in Italy, che è una persona onesta. Ora, è un economista. La prima legge dell'economia è massimizzare i profitti e ridurre i costi. È una cosa elementare, che se facessimo ognuno nelle nostre famiglie probabilmente non avremmo debiti con tutto il mondo. E questo i De Laurentiis lo stanno facendo, ha ragione. E quindi dobbiamo essere onorati di avere
una persona che così serenamente, io non credo a tutte le chiacchiere che dicono che vuol tenerci in Serie B e così, noi siamo tutti, compreso il presidente, orientati verso un desiderio impossibile, difficile naturalmente, che è quello di salire in Serie A. Però l'altro giorno, stamattina o ieri mattina, mi ha fermato un tifoso, uno di quelli disperati come tutti noi, che si è sentito un po' ingannato dal corso degli eventi, no? Alla fine dello scorso campionato c'è stata delusione, rammarico, frustrazione, abbiamo impiegato giorni a smaltire quel dolore. Però mi è venuto di citargli un detto di San Girolamo. A San Girolamo gli chiesero, quando stava a Betlemme, gli chiesero di commentare il Vangelo di San Matteo, sì, che è il più bello dei Vangeli, no? Ed è anche il più difficile. E San Girolamo disse a questo suo amico, gli disse: ma tu mi hai chiesto in pochi giorni quello che si può fare, che richiede anni. Ecco, vincere un campionato è un po' come commentare il Vangelo di San Girolamo. I tifosi richiedono giorni, perché naturalmente sono legati sentimentalmente, perché hanno il desiderio, ma il desiderio non c'entra niente con la volontà. La volontà ha un altro tempo di azione, di realizzazione, e quindi i tifosi hanno i desideri e la società ha la volontà, o le persone. E qui torna come il tema hanno... della pazienza, al quale hai accennato in precedenza. Esatto, Francesca, esatto. Abbiamo qualche minuto, io vorrei spenderlo con te per due cose diverse. Una doverosa per chi ama il calcio dagli anni 70, 80, parte 90. Abbiamo perso un pezzo della nostra storia, perché comunque Carletto Mazzone era un simbolo di un altro calcio. Marcello, tu l'hai incrociato? Ti posso dire che era un grandissimo amico di mio padre. Quindi vedevo in Mazzone quelle che erano le caratteristiche proprio umane di mio padre. È ovvio che lo ritengo un grandissimo allenatore, perché quando si parla di allenatori non è solamente la capacità da parte dell'allenatore di saper mettere i giocatori in campo, l'aspetto umano è la capacità di entrare nelle corde dei calciatori, cioè a livello psicologico secondo me Mazzone era fantastico, tant'è vero che le attestazioni di affetto che ha ricevuto le ha ricevute da grandissimi campioni, cioè di calciatori che forse hanno riconosciuto in lui un secondo padre. Aveva la capacità di entrare nelle corde dei calciatori. E questa scena è iconica, fantastica perché davvero metti i brividi solo a vedere. Francesco, a te è la corsa più bella che un allenatore ha mai fatto in tutto il mondo, perché segnare al novantesimo e con una tifoseria che ti insulta stupidamente, privatamente, che ti insulta la famiglia, è il riscatto di un uomo onesto, appunto, che dobbiamo piangere, perché questo tipo di persone hanno più che la capacità tecnica, come ancora una volta giustamente sentivo dire, generano ammirazione nei calciatori, e l'ammirazione è la capacità che noi abbiamo di cogliere le virtù negli uomini, e in lui tutta l'Italia lo ha ammirato, noi compresi, e tutta l'Italia lo piange, l'Italia che naturalmente l'ha visto in azione. Non dimentichiamo insomma che tra quelli sicuramente più commossi, per Guardiola, che oggi è il primo allenatore più bravo del mondo, che ha detto che molte cose le ha imparate proprio da Mazzone, insomma, perché è chiaro che si parla di calcio moderno, ma all'origine del calcio moderno c'è il calcio di sempre, insomma, no? Che chiaramente è stato riveduto e corretto anche in base alla capacità culturale di certi allenatori, anche di esprimere i propri concetti, perché oggi io vedo alcuni allenatori, Guardiola è incantevole quando parla, insomma, quando parla ti fermi e lo ascolti, perché ormai il calcio è cambiato da questo punto di vista, il calcio è molta comunicazione, molta immagine, le frasi di Mourinho oggi fanno effetto in maniera clamorosa, mentre Mazzone era pane al pane e vino al vino, anche lui però aveva delle espressioni particolarmente, c'è una cosa stupenda che ho letto nei giorni scorsi, Mazzone aveva alla Roma
Amedeo Carboni, che è stato il terzino del Bari, sì, lo ricordi, no? Sì, Amedeo Carboni. Amedeo Carboni, e lui lo vedeva sempre andare in attacco, no? Andare in attacco. A un certo punto lo ferma e gli dice: scusa, ma tu quanti gol hai fatto in carriera? 3 gol. E allora che vai a fare un attacco? Stati in difesa, fermati in difesa, non ci devi rompere scatole, che comunque non serve a nulla andare in attacco, cioè veramente sana concretezza. L'altra faccia del calcio è quello che sta accadendo in questo momento in Arabia Saudita, dove praticamente comprano tutto quello che possono comprare senza nessun problema. L'altro giorno, non so se abbiamo un'immagine, una foto oppure un video, praticamente un tifoso arabo ha regalato a Fabinho dell'Al-Ittihad, ex giocatore del Liverpool, un Rolex perché aveva giocato bene. Dice: bravo, sei stato bravo, ti regalo un Rolex. Questo sta accadendo nel mondo arabo, come fotografi quello che sta accadendo in Arabia Saudita, Francesco? Ma quando inviti me il martedì a parlare, ti prego di non farmi vedere queste deteriori, diciamo, azioni che falsificano il calcio. Il calcio è stato rovinato dall'immissione dei grandi capitali, e questa è una delle forme più grandi di stupidità: regalare un orologio per uno che ha segnato un gol. Guarda, Enzo, gli uomini si riconoscono e vengono ammirati, naturalmente, gli uomini come Mazzone, come i grandi che noi abbiamo conosciuto, noi che siamo vecchierelli, vengono ammirati per le qualità morali, ma gli uomini vengono ammirati per quello che leggono. Ecco, questi sono anche il giocatore del Bari, che tu non c'eri, ma Michele mi ha invitato a parlare di Maiello, che chiamano il professore, no? Sì. È un titolo un po' da impostore, perché si è professori se si legge, se si ha cultura. Ora, lui è una persona simpaticissima, naturalmente, ma ha confessato che non leggeva un libro da 15 anni, e quindi deve iniziare a leggere. Mi ha promesso che avrebbe iniziato a leggere. Allora, regalare questo lusso disgustoso rovina il calcio. E ti dirò che io, per una delle cose che non sopporto del calcio, è aver sporcato le maglie dei calciatori con gli sponsor. Sporcato la maglia della Cremonese, la maglia del Bari, la maglia dell'Inter, quando non avevano niente di marchiato, niente di commerciale, erano splendide. I tifosi dicono: onoriamo la maglia. La maglia non deve essere toccata da ciò che rappresentano i soldi e il denaro. Tu Francesco, puoi gestire, siamo addirittura d'arrivo, 30 secondi, o ci consigli un libro da leggere, di calcio magari, o sì, una citazione in latino, greco, come quello a piacere. Io ti avevo promesso che un tifoso aveva scritto, sai, di consigliare qualche volta dei libri. A Bari c'è un editore che si chiama Alessio Rega, che ha fatto scrivere 4 libri meravigliosi sul calcio, Enzo. L'edizione si chiama Le Flaner, me lo sono messo da parte, vedi questo qui, sì. Ecco qui, si chiama Storia di Bomber di gente di provincia. È un libro meraviglioso che parla di Campilongo, di Chiorri, no? Chiorri della Cremonese. Idolatrato, sono delle storie bellissime, Enzo, che io consiglio. Chi l'ha scritto? Il tuo amico, che non capisco perché non inviti, perché è un genio Cristiano Carriero? Cristiano Carriero lo inviteremo, dai, infatti. Cristiano Carriero. Un genio, Enzo, è un genio. Non è che l'ha scritto lui, ha raccolto una serie di testimonianze di persone. Sono dei ritratti meravigliosi, Enzo, di giocatori di provincia, quelli che amiamo. Bello. Io, te e tutti. Alla Prisciandaro, insomma, alla Prisciandaro, a Gioacchino Prisciandaro. Se mi perdi il giocatore di provincia, gli viene subito in mente Gioacchino Prisciandaro. È stata la Cremonese. Alla Cremonese, bravo. Anche allora, invitiamo in trasmissione Gioacchino Prisciandaro. Invece giochiamo sabato con la Cremonese, va invitato Gioacchino. Infatti, va bene, è va vero. Bene. Ottima in sanguine, Prisciandaro, questi super attaccanti, insomma, dai. Franceschino, grazie per essere stato con noi. Un grande abbraccio, alla prossima. Grazie a Marcello Chiricallo. Grazie Marcello, alla prossima. Saluta Marcello. Ciao, un abbraccio grande. Ciao Francesco. A domani con il bianco e rosso di Bisport. Ciao. Questo programma è stato presentato da City Moda. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook.